Sai che puoi guadagnare 2.500 euro a settimana semplicemente utilizzando 10 minuti del tuo tempo e pubblicando su Pinterest? Tutto quello di cui hai bisogno è un PC o un telefono e la connessione ad internet. Quello che sostanzialmente dovrai fare è pubblicare post e video su Pinterest per circa 10 minuti al giorno e questo farà esplodere le tue vendite. In questo video ti spiegherò esattamente come fare. So che in questo momento ti starai sicuramente chiedendo se questa cosa è reale o meno. Alla fine potrai vedere tu stesso che è fattibile al 100% e vedrai anche esattamente come fare. Ma adesso iniziamo. Come primo step abbiamo la creazione di un account Pinterest. Mi raccomando, in questo caso non andare a mettere nomi casuali o che non saranno riconducibili a quello che stai vendendo. Poi dovrai impostare anche un logo e mi raccomando, cerca di mettere un qualcosa di professionale. Più avanti ti farò vedere come farlo direttamente da Canva. E adesso arriva la parte difficile, ovvero postare. Come fai ad attirare le persone da te e a convincerle a comprare? Adesso ho fatto l'accesso a un mio account casuale solamente per fare questo video. Tu assicurati chiaramente di utilizzare un logo accattivante, un nome accattivante, perché le persone determineranno la tua credibilità ed affidabilità in base a questo. Sì, ok, ma adesso cosa vendo? Non ho un prodotto, non ho un sito web, che cosa faccio? Affiliate marketing. Se sei nuovo nel mondo dell'affiliate marketing e non sai come funziona, ti farò una breve descrizione per farti capire. Molto semplicemente dovrai andare a vendere il prodotto di qualcun altro ed otterrai una commissione per ogni vendita che fai. Se ad esempio vendi un prodotto a 100 euro e ti viene riconosciuta una percentuale del 20% per ogni vendita, guadagnerai 20 euro per ogni prodotto venduto. In pratica stai solamente aiutando un'altra persona a vendere il suo prodotto e per farlo ti sta pagando. Beh, allora come fai ad attirare le persone per acquistare questo prodotto? Hai bisogno di un post. Ed è per questo che ci serve Pinterest. Quello che ti suggerisco per creare un post è di utilizzare Canva, perché ti dà già dei preset ed è molto semplice da utilizzare. Prima di tutto vediamo velocemente come si fa un logo. Qui su Canva ci basterà cercare ad esempio logo agenzia e se non usate già Canva e pagate magari una versione premium, non scegliete chiaramente le immagini, quelle lì con la coroncina qui in basso con scritto pro, perché quelle sono a pagamento. Potete scegliere un logo gratis, come ad esempio questo qui. Clicchiamo su personalizza questo modello e vediamo che ci si apre questa schermata dove possiamo andare a modificare il nostro logo. In questo video vi farò vedere come vendere un prodotto di intelligenza artificiale, quindi magari la nostra agenzia si chiamerà AI Marketing Tools. Andiamo a ridimensionare l'immagine. Adesso chiaramente la sto facendo in maniera molto veloce e molto male, però per farvi capire che vi basta davvero pochissimo per fare un logo decente, lo abbassate qui. Ad esempio, questo potrebbe essere sicuramente un logo molto valido rispetto a qualsiasi altra tipologia di logo creata da soli. A questo punto cliccate su condividi e cliccate su scarica qui in basso. La scaricate come PNG e poi la impostate su Pinterest. A questo punto passiamo alla creazione del post per attirare nuove persone. Ci troviamo sempre qui nella home page di Canva e cerchiamo Pinterest Pin. In questo caso vediamo già che ci dà nella barra di ricerca un risultato e clicchiamo questo. A questo punto clicchiamo qui dove c'è crea modello vuoto e si aprirà sempre la schermata di modifica. Chiaramente a questo punto tu puoi decidere di vendere quello che vuoi ed utilizzare la grafica che vuoi e puoi comunque prendere spunto da quello che ti sto facendo vedere adesso. Prima di andare avanti devi vedere cosa vuoi vendere. In questo caso vai sul sito Warrior Plus e registrati. Dopo che ti sarai registrato ed avrai fatto l'accesso, vai qui in alto dove c'è scritto Affiliate e clicca su Offers. In questo caso se tu hai già le idee chiare puoi cercare nella barra di ricerca una parola specifica oppure puoi scegliere tra le offerte che ti vengono qui proposte. In questo caso io andrò a mettere High Ticket AI. E andiamo a selezionare questa offerta che mi è uscita. Come vedete qui in alto c'è la possibilità poi di richiedere l'approvazione, quindi richiedere il link di affiliazione e ci mettono circa 24-48 ore per accettarvi e a questo punto avete anche la certezza di poter rivendere questo prodotto. A questo punto torniamo su Pinterest e prendiamo ispirazione da altri post. Quindi se ad esempio cerchiamo Money, vediamo cosa ci viene proposto, quindi magari questa foto qui. Clicchiamo qui in alto a destra dove c'è questa icona del link. E poi andiamo su Pinterest Downloader. Vi basta cercarlo su Google, io ho preso il primo che usciva. Poi incollate qui il link e scaricate. Cliccate qui sul pulsante scarica immagine e scegliete quello che volete. Ecco qui l'immagine e la salviamo.
A questo punto torniamo su Canva, clicchiamo su caricamenti e mettiamo carica file. Chiaramente dovrete caricare il file che avete appena scaricato. Trasciniamo quindi poi su il nuovo modello ed allarghiamo per coprire tutto il pin. Adesso lasciate perdere che è parecchio brutto, però è un esempio molto veloce per farvi capire quello che bisogna fare. Adesso clicchiamo su testo e andiamo ad aggiungere un'intestazione e scriviamo ad esempio fare $300 al giorno con l'intelligenza artificiale. Chiaramente andiamo ad aggiustare un attimo la grafica, quindi faccio un breve taglio giusto per farvi capire. Ok, è davvero molto brutta, ma ci ho messo un minuto. Salviamo il post come abbiamo visto prima, quindi cliccando su condividi, scarica e scarichiamo. A questo punto torniamo su Pinterest, clicchiamo su crea e creiamo un pin. Andiamo a trascinare dentro l'immagine che abbiamo appena creato e adesso dobbiamo inserire un titolo accattivante che porti le persone a cliccare sul nostro post. Quindi ad esempio make money online with AI in one week, ok? Poi torni su Warrior Plus e qui in alto avrai il tuo link appena approvato e potrai copiarlo. Una volta fatto ciò, torna su Pinterest, vai nella descrizione, quindi nell'argomento del tuo pin, scrivi ad esempio una frase come abbiamo messo nel titolo e in basso andrai a inserire il tuo link affiliato. Adesso che hai finito di fare tutto, puoi pubblicare. Poi dovete scrivere l'argomento del vostro pin e quindi magari andate ad inserire una frase che avete già creato e in basso andate a inserire sia il link nell'argomento e poi sia nell'argomento che nella sezione in basso andrete ad incollare il vostro link affiliato. Adesso che hai finito puoi pubblicare. Probabilmente non inizierai subito a vendere, ma pubblicando 2-3 post al giorno sicuramente porterai traffico verso quel link e probabilmente farai delle vendite. Ti ringrazio se sei arrivato fino a qui, ti chiedo di iscriverti e di lasciare un like. Mi raccomando, clicca anche il video che ti viene consigliato tra poco. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.